Ben ritrovati, bentornati a 7 sera. Stiamo parlando di salute, di bellezza, di territori e di frutti esotici. Tra altre cose ci ha raggiunti un nostro amico, un amico consueto di 7 sera, il dottor Donato Sant'Arcangelo, che io saluto. Ciao Donato. Ciao, psicologo, psicoterapeuta, e l'ho invitato perché a lui piace molto tutto il discorso legato alla psicologia, che attinge anche in quello che è il discorso di salute, benessere, proprio sotto l'aspetto del viver sano, della buona alimentazione. Assolutamente, assolutamente. Direi che il concetto che passa oggi è proprio quello di integrazione. E non siamo molto lontani dal concetto di benessere anche solo di anni fa. Adesso voglia. Tutto deve essere molto, come dire, integrato. La nostra psiche funziona così, con i pregi e i difetti, la complessità della situazione moderna in cui viviamo. Però diciamo che dobbiamo metterci nel nostro, andando a cercare posti, situazioni, certo, che siano positive per noi. Certo, a Roma è molto più vicina, ah, mentre l'Amazzonia, se tu vuoi mangiare, che ne so, l'açaí. Donato, lo conosci l'açaí? Sì. Lo conosci, però lo conosce meglio sicuramente Edoardo Villasanta, che tu me lo produci, lo porti in Italia. Sì, come forse saprà, l'açaí è un frutto di palma. La palma è di origine spontanea, che cresce nel territorio amazzonico, giù nel nord del Brasile. Uh-huh. Siamo a 0,1 grado dall'equatore. Uh-huh. E laddove sfocia il rio dell'Amazzoni, evidentemente il terreno ha un'acidità particolare, per cui cresce questa palma. Ma cresce solo lì? Cresce solo lì. Ma dai. Hanno provato addirittura anche a impiantare la palma nella zona di Manaus, che è più uh-huh. a sud, più centrale. La palma cresce ma non produce frutti. Quindi se ne portassimo una palma scarsi d'Arona nel Lido, che adesso l'hanno bonificato, niente, non cresce. Non credo. Credo, sì, perché però si potrebbe fare un tentativo. Magari si prova. Ecco, vediamo anche delle immagini. Qui siamo al mercato di Belém, sì, del vero peso, come si dice uh-huh. là da loro, vero peso, proprio fammi vedere con quanto pesa. Ok, sì. Ed è il mercato più importante in Brasile per quanto riguarda proprio l'açaí. Ecco, perché è un frutto che viene raccolto direttamente dalla palma, giusto? Viene raccolto direttamente dalla palma, per raccoglierlo bisogna proprio salire fisicamente sulla palma, sul fusto. E tra un po' vedremo anche un filmato di come ciò avviene. Uh-huh. Viene staccato proprio l'infruttescenza dalla palma e poi snocciolato all'interno di questi cesti. Ogni cesto di questi qui pesa intorno ai 30 kg. Ah, però tanto! Sì, sì, tantissimo. Perché il peso specifico è molto alto, anche perché il 90% del frutto è fatto dal nocciolo. Quindi non si prende tutto poi del frutto, via il nocciolo, certo. Si prende soltanto la parte esterna, che non è giusto una pellicina di qualche millimetro, che è proprio un concentrato di nutrimento allo sottocorpo. Ecco, che è un nutrimento molto sano. Si parla di integratori. L'açaí oggi è da Soul Food, uh-huh. lo ha notificato al Ministero della Salute come integratore. Con la nascita della soluzione liofilizzata, ha avuto la necessità proprio di essere presentata e notificata come integratore ed è stato accettato. Ah, Max Bertolani! Il buon vecchio Max, sì. Carino, sì, non l'avevo ancora visto qui nella... Max è ancora testimonial della Soul Food e della meno Saire. Male, un ragazzone così, lui è sano, lui sta bene, esatto, so che lo mangiava sempre, effetti, ci credo. Chi non lo è di questo prodotto, che tra l'altro è veramente ottimo. È buono, è strano che sia buono, perché di solito ciò che fa bene non è molto sapore. Hai ragione, è vero. E invece vero. In questo caso è a tutte e due. Cioè, è vero. Come mai, dottor Sant'Arcangelo, ciò che è buono solitamente fa male, ciò che ci piace non dovrebbe essere fatto? È molto interessante. Diciamo che risale un po' agli albori, no? E siamo andati un po' per empiria, per esperimento, mm-hmm. e abbiamo visto che ci sono cose che effettivamente fanno molto bene, mi riferisco ai farmaci e tutto il resto, che non hanno effettivamente un gusto
piacevole, però non è sempre così, perché siccome parte tutto molto della psiche, riuscire a sintonizzarsi è importante. Per esempio, un prodotto come questo, se ha un buon sapore, è ovviamente un incentivo in più, ma anche proprio per tarare se stessi su degli obiettivi che possono essere aiutati dalla piacevolezza. La psicologia è nota per associare delle forme di ricompensa, mettiamole così, a degli obiettivi. Diciamo che è una delle forme basi della psicologia, quindi perché certo. No? Certo, però diciamo che tendenzialmente ciò che fa bene solitamente esatto. Buono non è, oppure a noi ci piace fare quelle cose che non si dovrebbero fare. E invece relativamente ai posti, relativamente a Rona, la conosci la nostra città? Ah sì, è bellissima, certo. Sì? Ci sei stato? Non mi sei venuto mai a trovare però? No, effettivamente. Beh, ormai conosci anche il sindaco, quindi è scatta l'invito. No, ma poi tu mancavi, però ci ha fatto vedere un parco di divertimenti per quest'estate che è davvero splendido. Ci sono i fuochi d'artificio, quando ricordiamo? Il 7 agosto. Il 7 agosto abbiamo anche i fuochi d'artificio. Tu la conosci a Rona, Edoardo? Io a Rona sì, la conosco, è come ex San Carlino, cioè andavo al collegio San Carlo qui a Milano. Ah, Milano, sì, ma dai, quindi San Carlo Magenta. Era la nostra, come dicevo prima, è vero. La signora era la nostra mecca, tra virgolette. Sì. Si andava proprio in visita a San Carlone. Ah, non so. No, non la sapevo questa cosa. Sì. Anche mio fratello ha fatto le scuole a San Carlo, ogni tanto tiro fuori qualcosa di mio. Alta 35 metri. Sì, sì, è la seconda statua più alta del mondo. La prima chi è? La Madonnina? No, la Statua della Libertà. Ah, certo, è vero, la Statua della Libertà. La Madonnina è alta. Sì, è piccolina, ma... perché è in alto, è vero. È in alto, perché ma... si entra nel San Carlone, è vero Lidia? Sì, si entra e si arriva con una scala interna fino alla orecchie. Alle orecchie, mi ricordo che ai tempi ero salita, avevo guardato fuori dalle orecchie. È vero, sì, peccato non abbiamo foto qui del San Carlone, però in effetti è una statua molto grande. Sì, molto bella, molto bella. E Sant'Arcangelo, quindi quanto è importante vivere in un bel posto per poter star bene? È importante, molto importante. I luoghi hanno anche, si sta studiando sempre di più, oserei dire, con un linguaggio ai limiti dello scientifico, ma che i nostri ascoltatori possono comprendere, un'anima. I luoghi hanno un'anima. Certo. C'è il mio collega americano, che è molto noto in tutto il mondo, James Hillman. Ah, ecco. È uno psicologo di fama internazionale, ha scritto questo bellissimo libro che consiglio ai nostri telespettatori, L'anima dei luoghi. Troverete delle cose molto interessanti, delle vere sorprese sulle connessioni che si creano, no? Tra i luoghi e noi stessi. Beh, senza andare tanto per il difficile, ci sono posti dove entriamo e ci sembrano, come dire, no? Quasi... Ostici. E certo. Altri in cui invece sembra che possa accadere qualcosa che ci rende più leggeri, più... non è che si possa dire veramente perché questo accade. Perché non si può dire, però è così. Però è così. Perché come mai, insomma, se ti svegli, apri le finestre e vedi comunque case davanti a te, sicuramente non stai come me quando la mattina apro le finestre sì. E io vedo tutto il lago. Esatto, perché ovviamente l'armonia esiste ed è qualcosa che esiste già nella nostra psiche. Cioè è come se noi fossimo predisposti alla bellezza, all'armonia, ed è una cosa molto interessante. Per stare bene, molti mi chiedono quando... appunto vengo in televisione in altre situazioni, ma dottore, per star bene, il benessere, beh, si possono fare molte cose, ma andare incontro all'armonia naturale delle cose è un ottimo metodo. Certo, è un ottimo metodo. Per adesso noi andiamo incontro alla pubblicità, però voi rimanete lì, noi torniamo subito. Thank you.